Mi sento molto più positiva rispetto ad altre persone e penso che questo sia dovuto anche alla situazione che sto attraversando e quindi sto notando che magari rispetto a amici, parenti, riesco ad avere un occhio un po' più positivo pensando che insomma finirà e quindi sì, sono molto contenta di questo aspetto di come la sto affrontando. Sicuramente è più difficile perché è un evento esterno che condiziona tantissimi aspetti della nostra vita e anche banalmente il fattore dell'isolamento sociale, e comunque non avere la possibilità di mettersi alla prova, quindi di vedere appunto se la situazione, cioè come affrontare questa situazione e quindi secondo me è qualcosa in più da affrontare oltre al problema che c'è già. E quindi sì, penso che stia influendo, bisogna cercare di lasciarlo isolato in modo tale da non andare a interferire il rapporto col cibo, perché ovviamente crea un po' di apatia il fatto di stare chiusi e sì, quindi cambia proprio l'approccio col cibo. Apatia, cioè cattivo umore, porta anche pensieri negativi. Quindi quando poi si mangia è tutto un po' una catena e non è facile. Sì, penso comunque che una condizione di sottopeso sia una delle situazioni un po' più a rischio di altre, quindi essendo un po' più debole il fisico, bisogna anche tutelarsi di più. Sì, appunto, come ho detto, il mio rapporto col cibo, il fatto proprio del pasto di per sé. Però allo stesso tempo, vedendo che le altre persone sono comunque, diciamo, costrette a fare delle restrizioni, quindi privarsi di tante cose che vorrebbero fare, diciamo che un po' mi rincuora egoisticamente, però penso non sono l'unica che sta facendo un periodo chiuso, una situazione così, quindi poi sono convinta che torneremo tutti con ancora più voglia di fare. Sì, insomma, cerco di vedere in modo positivo. Cerco di fidarmi. Cerco di fidarmi sempre e penso che, insomma, che le persone stiano, spero, facendo la cosa giusta. E quindi diciamo che sì, c'è la paura del controllo, c'è il fatto di non riuscire a controllare, però allo stesso tempo in questi mesi ho imparato anche ad affidarmi, a insomma, dire ci sono delle persone più competenti che possono saperne di più, possono aiutarmi e come anche al di fuori ci sono delle persone che possono vedere la situazione da un altro punto di vista. Penso che mi sia molto utile perché comunque appunto quando sono arrivata qui non ero proprio, cioè non avevo coscienza del problema, non ne avevo assolutamente idea e invece dopo ho prima capito che c'era qualcosa e poi ho iniziato ad affrontarlo, però sono felicissima, cioè per quanto sia pesante tutti i giorni. È uno sforzo ad ogni pasto, alla fine della giornata sono stanchissima, però sono contenta. Cioè sento che lo sto facendo, che è giusto farlo, quindi scelgo di venire qua e di sforzarmi, di mettermi alla prova, però insomma spero,
sento che questa cosa sta dando i suoi frutti lentamente, però insomma sì, un passettino in avanti ogni giorno, quindi sono molto contenta. Sì, mi sta aiutando tanto, perché comunque è più facile se qualcuno che sa qualcosa del disturbo ti aiuta, cioè ovviamente la famiglia può stare vicino, però non sono esperti nel settore, giustamente, quindi assolutamente un parere esterno, esperto, ti può supportare in tantissime situazioni che da sola sono pesanti.